Ok ragazzi, capitolo 6, tempi bui. E iniziamo da qui. Vabbè. Sembra che per la resistenza le cose non vadano bene. Abbiamo già visto questa cutscene. Qua qualcuno è morto. Più di qualcuno. Non mi piace per niente. No? No, penso che dovremmo arrivare all'hotel. Evitare tutta quella gentaglia. Scusa, hai anche un piano oltre alla granata? Sì. Ho una chitarra. Li aggiro da questa parte e gli rovino la festa. E non dimentichi qualcosa. Qui entri in scena tu, tesoro. Devi occuparti di lui. Ma fallo in silenzio. No. Fallo in silenzio. Fallo in silenzio, soprattutto in silenzio. Ma sei proprio sicura? Sono tempi bui. Ma che cosa vuol dire? No. Vuol dire che adesso ci attacchiamo al cazzo. Allora, è quello là sul camion. Tosto, eh? C'è il lanciarazzi. Allora, bisogna tanto tenere d'occhio quello, quel soldato lì, che facciamo così. Appena si avvicina, lo buttiamo giù. Cazzo. Vieni qui. Andiamo. Ok. Andiamo. Idiota. Arriva! Cazzo, per l'RPG lo volevo troppo. Ma meglio di no. Io però posso fare questo. Non mi hanno ancora visto, volendo. Mi hanno visto adesso. Vabbè, c'è problema. Noi torniamo dietro al camioncino. Abbatteteli! Ma c'è uno qua dietro. Uno in meno. Godo. Tu non mi spari col pomper, capito? Tu vai fuori così. Ma come l'hai lanciata in culo? Ma vaffanculo! Qualcuno spara da sinistra? Sembrerebbe. Oh, vaffanculo! Ah, per l'amor di Dio! Stai fermo! Godo, bastardo! Non muore? E non muore. Ok, bene. Dai, Chloe, su. Oh, alleluia. Però manca... Oh, cazzo. Non è che ci abbia più tanti colpi, eh? Questi non sono tempi più, sono proprio tempi di merda. Altro che. Quante bombe c'ho? Due. Ma non è che i colpi da pistola siano, per la pistola, siano tanti, eh.
muori. Ancora uno. Accidenti. Io l'RPG non lo voglio usare. Il gioco di ruolo non lo voglio usare. Bastardo. Ancora. Esperto, lascia la bomba. Grazie del trofeo. O del riconoscimento, quello che cazzo è. Abbiamo un problema. Le munizioni, ragazzi. Via, via. E che tra poco esplodiamo. Cazzo, c'ho 28 munizioni. Non c'ho più un cazzo io. Oh, ma che è Call of Duty qui? Devo cambiare arma per forza. Va bene, il fall va bene. Da sinistra sparano. Cavolo. Bastardo. T'ho visto, eh. Un po' di munizioncine non fanno male. A granate siamo pieni. Occhio. Eri in una morsa, fra. Palese in una morsa. Finiti. Musica tranquilla, sono finiti. Credo, penso e spero. Forse no. Merda. Indietro. Perché cazzo la fa esplodere lì? Ma tira a modo, no? Quanti ne ha soldati? Aia. Mi fare così. Ok, un secondo. Non mi ero accorto che ci fosse lui, sinceramente. Dove vanno? Vanno dove non possono essere colti, invece no. Aspetta, che qua ci sono dei colpi. Questo muore? Muore. Non muore. Muore. Accidenti. Madonna. Già, questo deve essere l'ultimo. Speriamo. Questo deve essere guerriglia urbana, altro che. Non quella di prima. Prima inteso capitolo scorso, ovviamente. È l'unica cosa da fare, spingimi su. Ecco. Non rifiuteresti, lo so. Sì. Sali. Van. Per pochi. Comunque. Ok. Finora via libera. C'è un altro modo per entrare? Non da qui. Forse ce l'ho. Dovrebbe essere questo, esatto. Ok. Madonna che culo. Madonna che cazzo di culo. Niente, rifacciamo tutto da capo, vai. N-
Niente, non ci salta, raga. Non ci salta. Facciamoci una ragione. Non ci salta. Qua il salto indietro lo fa e lì non lo fa. Io non so che dire. Raga, è ingiusta la vita. È veramente ingiusta. Oh, alleluia. Ok, ci sono. E ci saranno sicuramente anche delle merde. Sicuro. Eccoli. Oh, cavolo. Mi fa una cosa. Intanto. È morto? Oh. Tieni occupato. Beh, se c'è l'allentatore, ragazzi, è tutto più easy. Comunque, adesso tocca a te. Avrei fatto fuori subito. Oh, non muore! Godo, testa, muori sempre. Non so, queste antisommossa promettono molto male, ragazzi, Ecco, Ale, razzo! Questo non ci voleva. Attacco terroristico! Generatore. Aiutami. Ancora un po'. Praticamente hanno fatto mezzo piano. Adesso non si apre più. Devo sistemarlo per tirarti fuori. Ce la farai? Ah, sì. Peccato non abbia nulla da leggere. E per sistemarlo devo combattere. È scritto in cinese. Il dottore sia all'ultimo piano. Strano. Probabilmente da qua all'ultimo piano brulicherà di bastardi. Niente corrente, una ragazza intrappolata. Manca uno zombie dietro l'angolo e siamo a posto. Scherzaci, guarda. Fosse della Stofas ti direi anche, guarda. Potrebbe essere benissimo. Ti prego, solo... Fammi fare solo parkour, abbiamo combattuto abbastanza. No. Ok. Madonna, raga. Che spavento. Questo è il gioco attacchi di cuore per eccellenza, E per promozione, no, bullshit. Che poi perché non si può passare sotto? Devo ancora capirlo, vabbè. 9 mm forse è meglio. Sicuramente avrò svegliato qualcuno. Ma garantito. Speriamo di no. Salta? Bravo. Bravo. Eccoli lì. Ti mancavi, no? A me no. E vaffanculo. Grazie per farmi vedere tutto. Oh, picchiatore a mani nude. Ancora per poco se continua a farmi sparare. State giù. Perfetto. Oh, ciao. Ciao un cazzo. Adesso ciao davvero. Finiti? Non credo. Ah, vabbè. Lo sapevo che brulicava di bastardi. Ve l'ho detto, ragazzi. Come li so leggere questi giochi? Sono belli, ma purtroppo molto prevedibili. E comunque, ripeto, rimangono belli lo stesso, Niente da dire. Cioè, è ineccepibile la cosa.
c'è qualcosa qui. Una, un pistolone, cioè, ma il pistolone, ragazzi, adesso non... Cioè, ce n'ho già uno, no. Qui. E ciao. Però aspetta un secondo, se vado su. Ma non li posso evitare, vero? No. Una cosa è certa. Questa. Che può morire così. Ed erano tutti, vero? Yes. Qua c'è una K47, poi... Che mi dai? Un corridoietto. Vieni qua, coglione. Potevo sparare alla bombola. Sono un ritardato mentale, però vabbè. E non era un'offesa. Cioè, era un'offesa ai ritardati mentali, perché essere paragonati a me è veramente un'offesa grossa. Comunque, di qua, dove vai? Sopra. E credo che tu debba fare questo. Presumo. Ok. Madonna. All'inferno. E vaffanculo. No, non è morto. Ma si è ribaltato come una frittella. Oh. E vaffanculo. Nate, ti sei già dimenticato di me per caso? No, stai zitta. Ah, eccolo il generatore bastardo, eccolo lì. Può anche calarti, eh? Non serve che fai il teatrino. Ah, si sale da qua, a posto. Buonasera. Ci siamo quasi. Per andare dove, però? Len si muove. Ah, ok. Non è che funziona... No. Aspetta, c'ho un'idea. Malsana, ma ce l'ho. Questa. E non ha funzionato. Sore, dammi una mano, no? Non è che posso fare tutto io. È rimasta laggiù. Sta stronza. Sta stronzissima. Dammi una spinta. Posso arrivare. Ah, sì, che cazzo l'ha vista. Su, su, bella. Ehi, mi pare che inizia a piacerti un po' troppo. Già. Minchia, oh, altissima sta scala. Ah, però. L'ho già detto, ecco perché pubblico Uncharted in estate, perché è un gioco troppo estivo. Cioè, c'è anche la piscina sul tetto. Vuoi tirare a pallanuoto? Sto sognando. Andiamo. No. Splash! Marco Polo. Trofei. Ora voi non vedete perché è coperto dalla facecam, però così è. Un pesce fuor d'acqua. Madonna, che bello. Anche la grafica, insomma, si fa rispettare, eh. Si fa rispettare. Gioco del 2009, ma si fa rispettare. Non c'è un cazzo. E qua nemmeno, tipo. Oh, che bello, ma arrivati qui che facciamo? Forse questo? Di qua. Ok, era l'unica soluzione. Ci si arrampica ancora.
Eh sì, è il caso di farci l'abitudine. Ok, siamo sul tetto. Alleluia. 20 anni dopo. Ora dobbiamo trovare il tempio giusto. Più facile a dirsi che a farsi. Già, non dirmelo. Forse potrei... Ehi, bingo. Eccolo là. Proprio quello? Credo di sì. Quello in mezzo a tutti gli spari e le esplosioni? Chissà perché in mezzo a tutti gli spari e le esplosioni. Fatti due domande. Io speravo di andare nella direzione opposta. Beh, sono tempi bui, no? Drake avvistato nel settore 18. Oh, merda. Questo non è il settore 19, vero? Cercate in città, trovatelo e fatelo fuori! Ti sei messo nella merda. Ok, dobbiamo andare. Forza, Nate, muoviamoci! E la zipline è sempre la soluzione. Dannazione, come arriviamo dall'altra parte? Ci pensa lui, così. Lei non si arrampica mai, però poi quando giocheremo all'eredità perduta farà più di Drake. Santi lumi. Ah, merda. Ok, prima regola, non fermarsi. Certo che se mi va storto perché mi gira la visuale, sei veramente di aiuto. Muori. Godo. Anzi, proprio così ti faccio. A tradimento. Questo è antiproiettile. Ma che cazzo faccio? Muori. Coglionazzo. Oh cazzo. Sì, vabbè. Con sta sventola qui andiamo molto lontano. Godo. Dov'è? Eccolo lì. Segui Nadine. Anzi, Nadine, che cazzo? Il Chloe. Nadine è quell'altra. Se cerchi di ammazzarlo così, proprio... Sei nel posto sbagliato al momento sbagliato. Però potrei fare questo. E fare così. Ciao. Adios, per ora. Per ora. Neanche il tempo di dirlo. Mai stato meglio. Oh cazzo, dove mi sono infilato? Dove mi sono infilato? Dietro una poltrona. Oh, yes, baby. Fammi riflettere un secondo. Via di qua. Godo. Via. Ma perché munizioni per la K? Non c'ha senso. No, no, no. Non l'ascensore. È strano, non l'ascensore. Una volta che era utile. Andiamo, forza. Andiamo giù, va. Non è stata la migliore delle idee, però forse è l'unica. Oh. Che diavolo stanno facendo? 21 colpi, andiamo veramente poco lontano però, No, oh, merda. Cazzo vado?
Ai ai ai. Dove andiamo? Dove però potrebbe essere una soluzione. Salta! C'è più il palazzo. Ci mancava tanto così. Le torri gemelle del Nepal. Tregua? Forse no. Forse sì, forse no. Non si sa. Di qua, vieni. Allora ragazzi, dura tantissimo sto capitolo. Tutti più lunghi. Mi sa che siamo capitati in bassa stagione, eh? E se continuiamo a salire però porta bene. Di qua non si va, ma si va di qua. Dove andiamo? Raga, dove andiamo? Je sais pas. Forse un'idea. Forse laggiù, non lo so. E invece sì, bene così. Oh, delle munizioni, grazie. Muore così. Tre addirittura. No, due. Ma vabbè. Godo. Via. Ripresa la quarta bomba. Un ponte. Grandioso. Oh. Li hanno costruiti i combattenti della resistenza per muoversi tra i tempi. È andata bene. Mi vedo. Fateli fuori! Oh, aspetta. No, è da laggiù che sparano. E anche da sotto. Merda. No, solo da sotto, ok. Sono un coglione io. Eccola! Arriva! Muoversi! Arriva! Godo. Tutti vivi. Ti ho guadagnato un sopravvissuto. Che sapore ha? La felicità. Che sapore ha la felicità? Tutturu tutun. Tutun. Mi butto? Mi butto. Nate, attento! Ehi! Tipo non demorde. A terra! No, non demorde, ma non possiamo demordere neanche noi. Ora si inizia. Ok. Godo. Meno male che un colpo me l'ha abbonato. Aspetta. Dov'è il coso? Ma se mi fai così, raga, io non è che ci abbia tanta scelta, eh. Sono in due. Hammer to Fall, canzone dei Queen. E poi Hammer, e tra l'altro si chiama Fall, quindi è perfetto. Bastardo. Oh. Datemi un altro Hammer, vi prego. E buttate al vento tre colpi, siamo già finito qua. Andatevene a fanculo. Siete l'ultimo dei miei problemi. Ma ancora raggiunto il punto dove doveva andare. Un altro Hammer. Dove sei, brutta merda? Oh, che palle però. Due coglioni.
Non si può abbattere sto coso. Oh, ce la farai a morire? Ce la fa. Un muore ragazzi. Ecco, devo ucciderlo con la pistola. Vabbè, sono un pazzo. Parati qui. Ragazzi, abbiamo un problema. Abbiamo finito Yammer? No, ce n'è un altro. Oh. E dai. Oh. Alleluia. Cali, bello. Però dammi la mia arma. Dammi il Fall. Okay, Fall. Eccolo. Oh, un altro ponticello. Ma sicuramente, secondo me, arriverà un altro elicotterino. Non so perché ho sta sensazione qui. Mi cascare. Qua penso che sia abbastanza ovvio cosa dobbiamo fare, ovvero questo. Non serve che fa tutta la sceneggiata sul bordo. Perché non atterri in piedi? Mi fa prendere per forza i colpi, bastardo. Grazie per avermi indicato la strada. Sei come Gesù Cristo. Oh, oddio, quello che è. Non lo so, illumina la nostra strada. Ehi, il Signore illumina la strada. Vai, vai. Ok, ok. C'è premuto il triangolo, è andata lei. Bellissimo. Ah, merda! Ale, vai. Io sarei morto. Anzi, penso tutti saremmo morti. Troverò un altro modo per scendere. Ok. E poi ci sarebbe da salire, però vabbè. Ok, trovato. Easy. Soluzione a portata di mano dietro l'angolo. Ho la sensazione che questo tubo si staccherà. Se non questo, questo. Qualcosa deve andare sotto per forza, se no non sarebbe Uncharted. Oh. Aspetta. Ok. Dov'è che io posso andare volendo? Ah, ok. Ha senso. Mi stavo a cervellare per niente, praticamente. Oh, ehi, non sparare! Ehi! Elena! Ma che diavolo ci fai tu qui? Elena! Jack, no. Come? Conosci questo tipo? Sì. Mio futuro marito. Spoiler. Questo è Drake. Oh. Scusa. Allora, che ci fai tu in questa catastrofe? Saccheggi qualche tempio? Derubi il museo? Anch'io sono contento di vederti. Tu sarai qui per una nobile causa, vero? Siamo sulle tracce di un criminale di guerra. Zoran Lazarevich, mai sentito? Non se ne occupa la NATO. Questa è la voce di Rosa di Assassin's Creed 2. Rosa la ladra di Venezia. Per provare il contrario. Sai, chi ha visto la mia serie o chi ha giocato il gioco lo sa. Parliamo di torture, mutilazioni, esecuzioni di massa. Non sei stato Beatrice, sicuro. Ma perché qui? Perché devastare la città? Non ha alcun senso. Oh. No.
Dimmi che non c'entri niente con tutto questo. Ma è ridicolo. Eccoti, Nate. Credo di averli persi. Oh, ehi. È tutto a posto, Chloe. Sono giornalisti. Giornalisti, cosa? Si è ricomprata la videocamera. Dopo che nel capitolo 11 di Uncharted 1 l'ha persa. Ehi, aspetta, non saltare alle conclusioni, Elena. Oh, scusate, sbaglio o c'è qualcosa tra di voi? Ah, Elena Fisher. Usato. Non ha risposto. Usato, no. No. Mi fa piacere, ti diverta tanto. Beh, è che non pensavo ti piacesse il tipo raffinatino precisino. Tutto è qua. Molto più tosta di quanto sembri. Grazie. Oh. Gelosa. Oh. Geloso uno, poi geloso l'altro. Insomma. Ti ha spezzato il cuore. Ma per favore. Sì. Forse ho spezzato io il suo. Che dici? Sì, Casanova. Dobbiamo muoverci. Aspetta. Loro vengono con noi. Non direi sul serio. Invece sì, non posso lasciarli in questo casino. Non posso. Ci faranno rallentare, sai. Chloe. Che se ci... Se la Zarevic becca te e me insieme... Io non li abbandono qui. Non puoi giocare sempre a fare l'eroe, sai? Nate! Il ballo lo finisci con chi l'hai cominciato, ok? Sì, ho capito. Ma loro vengono comunque. Grande. Ci servono salvatori. Grazie. E invece sì. Forse vuoi ripensarci. Merda. Via. E niente. Okay. Capitolo 7. Loro vengono con noi. Speriamo siano utili allora.